richiesto ed è il tag le mie scarpe preferite. È appunto un video in cui si mostrano le scarpe preferite. Io ne ho scelte parecchie con il tacco alto, perché so che molte di voi adorano le scarpe col tacco alto, nonostante voi sappiate, se mi seguite, che io non adoro, o meglio, adoro le scarpe col tacco alto e non riesco a camminarci bene, ma nonostante questo non smetto di comprarle perché mi piacciono tantissimo. Uso molto di più le scarpe come le ballerine, usando la tira sottoterra, però in questo video ho deciso di mostrarvi le scarpe che ho lì, che guardo e che metto ogni tanto, ma che mi piacciono tantissimo. Secondo me il tacco slancia moltissimo, è molto più femminile, l'effetto che fa non può essere paragonato ad una scarpina bassa, che sia un sandaletto, comunque che ne so, una ballerina, anche se comunque la adoro. Quindi adesso inizio e vi mostro tutte quante le mie scarpe preferite. Iniziamo subito con le scarpe più alte che ho, sono queste qui. E queste scarpe qui ve le ho fatte già vedere in un video, nell'outfit che ho abbinato al trucco di Jessica Alba. E come vedete sono molto alte, ho un tacco 12, molto molto alte. Il tacco vedete argento e c'è questo doppio plato nero e argento. Non sono proprio estive, infatti sono chiuse, però io le utilizzo, in verità le ho utilizzate solo una volta, perché sono davvero molto alte, però ve le ho fatte vedere perché le adoro. Praticamente sono in mia adorazione. Quando sono nella scarpiera le guardo perché davvero mi piacciono tantissimo, fanno un effetto bellissimo, ma purtroppo fanno male ai cani e non riesco proprio a camminarci. Passiamo poi al secondo paio di scarpe, sono queste qui, come vedete molto più basse. Questo è un tacco 6-7 cm, insomma molto più basso, come vedete si aprono così, quindi comodissime da indossare. Ci riesco a camminare molto bene con queste, e forse perché sono più basse, anche hanno la pianta più larga, però io le adoro comunque e in effetti le ho utilizzate moltissimo. Queste le ho comprate 2 o 3 anni fa e continuo a metterle perché mi piacciono davvero tanto, sia sotto i vestitini che sotto i jeans. Poi è il turno delle scarpe, dei sandaletti che adoro, ed ecco qui, questi qui sono dei sandali gioiello, eccoli qua, come vedete hanno questi strassini qui, brillantini qui, questa si incrociano davanti, questo sarà un tacco sempre credo 7 o forse un po' più alto, non lo so perché non me ne intendo appunto di altezza, di tacco. Molto molto eleganti, ovviamente non le metterei mai sotto una minigonna jeans o comunque sotto un jeans molto sportivo, perché sono, le vedo più da cerimonia ed infatti li metto spesso alle cerimonie e mi piacciono davvero tanto. Anche queste sono un pochino scomode, ma mai come il primo paio che ho fatto vedere. Poi un altro paio sempre un po' più elegantino sono queste qui, come vedete hanno davanti questo nodo, questa è l'altezza, questo sarà un tacco 9, sono un pochino più alte, sono aperte avanti, molto carine, nere. Queste sono comode, devo dire, hanno un pochino di plateau sotto. Queste qui, come vedete, un pochino più rock, diciamo. Vedete, presentano delle piccole borchie avanti. Si chiudono qui con questa cerniera. Tacco sempre più o meno 7. Abbastanza comode. Secondo me carine con una maglia lunga, magari con i leggings. Passiamo ora a quelle basse, i magnifici sandaletti rasoterra, che sono questi, chiudono così, presentano davanti un fiore, ovviamente non sono molto eleganti, però io li metto sempre sotto i jeans, sotto le minigonne magari di jeans, o comunque minigonne molto sportive, oppure per andare, che ne so, a fare una passeggiata, a fare la spesa. Sono super piatte. Non saranno femminili, ma la comodità che si ha con queste, insomma. Allora, adesso passiamo alle mie dorate ballerine. Hanno uno splendido fiocco avanti. E all'interno hanno questo motivo floreale. Super piatte. Le adoro. Ne ho scelte soltanto un paio di quelle più carine che avevo, ma le ballerine ne ho davvero tante perché utilizzo praticamente sempre queste. Quindi...
tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi farebbe piacere appunto se metteste il vostro video in risposta al mio. Se poi vi mando un grosso bacio, alla prossima!